fa discutere l'istituzione del pedaggio autostradale lungo la 3 Salerno-Reggio Calabria. L'ondata di polemiche non lascia indifferenti i sindaci dei comuni che sono dislocati lungo l'importante arteria e che ritengono che il territorio sarebbe ulteriormente mortificato dal cambiamento. Nel Vallo di Diano, tra i primi a prendere posizione, c'è il comune di Atena Lucana, il quale nel corso dell'ultimo consiglio comunale ha espresso con apposita delibera un no deciso nei confronti dell'istituzione del pedaggio. Tra le motivazioni adotte nella delibera figura la mancanza di adeguate strade alternative alla 3, l'aggravio di spese per un territorio segnato già da gravi difficoltà economiche ed il mancato completamento dei lavori di ammodernamento lungo numerosi tratti. Vorrei che anche i miei colleghi sindaci prendessero la stessa posizione, ha dichiarato il primo cittadino di Atena Lucana, Sergio Annunziata, visto che l'istituzione del pedaggio rappresenterebbe un ulteriore e pesante balzello per questi territori, i quali ancora una volta si troverebbero a subire delle decisioni senza essere stati nemmeno consultati. Contro il pedaggio lungo la 3 si è espresso anche Antonio Calandriello, capogruppo di maggioranza al comune di Sassano ed esponente del Partito Democratico, come lui anche i sindaci di Pertosa, Padula e Sala Consilina.